questa è la mia passione, mi piacerebbe anche in futuro, qui mi piace, perché ha un senso tutto, e poi sono un fanatico della natura, perciò mi chiamano alla strega del bosco, sui Amugio. perché vivo in un rustico senza corrente, senza lusso, diciamo. Ho lavorato 15 anni per una farmaceutica nel Marcantone. Adesso sono qua in disoccupazione, arrivo la mattina e poi o si innaffia subito oppure si comincia a preparare i nuovi campi fuori o dentro. Quello che c'è adesso, ci sono i fagiolini, ci sono i pomodori. Questi sono i fagiolini arrampicanti. Poi dall'altra parte abbiamo anche i pomodori, ci sono le fragole laggiù, ci sono tanti peperoni, peperoncini, cetrioli. Ma questo è fantastico, per me è il massimo, perché quando io l'ho detto che ero giù a Giubiasco per un giorno per smaltire i vestiti, quelle cose lì, ho scoperto che c'era Polleggio. Faccio, ma non è possibile che mi mette lassù? E lui subito ha detto sì, non c'è problema, se questa è la tua passione vai. E il giorno dopo ero qua. È faticoso, ma come detto, alla fine vai a casa e la sera sai perché sei stanca e dormi bene, insomma. Vuol dire tutto, perché per me è la cosa fondamentale nelle cose. Mangiare quello che tu coltivi. Penso che arriva dal credere in quello che fai. Visto che ho oltre 50 anni, non è così facile più trovare un lavoro. Non mi aspetto niente, io non sono del mestiere, mi sono contabile, però sono figlia di contadini, mi è sempre piaciuta, è una passione, allora però spero di intrufolarmi in qualche azienda del tipo così, o almeno vedo un senso, qua c'è materia viva e è un'altra cosa. Visto che prima era magari un hobby, adesso lo posso fare tutti i giorni. Mi dà più senso alla vita anche. Thank you.